Il governo di centrodestra si conferma in Abruzzo e è un cambiamento storico di questo territorio e si conferma anche con Forza Italia come secondo partito della coalizione. Sì, diventiamo una regione normale che dà continuità ai propri governi regionali che lo meritano per cercare di finire un lavoro che abbiamo iniziato e finalmente questa regione non passa da un'alternanza a tutti i costi, ma tiene il senso della continuità. È stato un risultato di coalizione perché noi eravamo una coalizione in cui Forza Italia, come abbiamo sempre detto, ha recitato un grande ruolo in alcune province come quella di Pescara, straordinario, con una percentuale del 17%. 8.822 preferenze sono quelle che gli abruzzesi hanno espresso nei confronti di Lorenzo Sospiri. Quali sono le aspettative, i desideri di Lorenzo Sospiri? So bene che insomma, lei non ama esporsi. No, ringraziare i miei amici, riposare qualche ora, da domani ricominceremo a lavorare. Mi permette di ringraziare tutti i candidati della lista di Forza Italia, che è una lista che io ho contribuito fortemente a realizzare, a comporre, perché oltre al mio discreto risultato ce ne sono altri assolutamente prestigiosi che hanno permesso al partito di raggiungere il 17%. Il risultato di Forza Italia in qualche modo, secondo lei, influirà alle prossime comunali? Beh, certo che influirà, nel senso che mi pare che a Pescara ci sia un sostanziale pareggio tra le due coalizioni dal punto di vista dei partiti, con una prevalenza specifica del voto Sud Amico rispetto a Marsiglia, ma ogni elezione ha la sua storia. Noi abbiamo una coalizione unita, gli altri saranno uniti? Vediamo, noi abbiamo ancora dei mesi per riallacciare una parte di rapporti con la città, lo faremo con umiltà come abbiamo fatto in queste elezioni regionali.